che è stata nominata ed è arrivata da mister Diego Zani. Adesso degli Alfa i nomini diffidati tutti! L'ultima sensazione del campionato scorso e la prima di quello di quest'anno. Maurizio in sala! Di soddisfazione per il lavoro fatto, non mio ma di tutti quelli che mi hanno circondato. Quest'anno già dal primo impatto ho avuto la continuità, mi sembra di continuare come lo scorso anno, dato i giocatori che hanno partecipato alla stagione appena terminata e con l'innesto di nuovi giocatori scelti per determinate caratteristiche, per continuare a dare soddisfazioni a questa piazza. Allora, io non le chiedo qual è l'obiettivo, per due motivi. Primo, lo ritengo poco professionale, poi secondo, sono superstizioso, quindi non glielo chiedo. Però lei avrà delle aspettative sul piano personale. Non parlo di obiettivi in termini numerici, però sul lavoro che svolgerà in questa stagione. Quali sono? L'obiettivo è quello di andare a casa ogni giorno sapendo di aver dato qualcosa a questi ragazzi. Quando io riesco a trasmettere e loro me lo dimostrano, la più grande soddisfazione. Io credo che giornalmente, crescendo in questa maniera, io, il gruppo e tutto l'ambiente può trovare giovamento e quindi anche risultati importanti. Quindi come dicevi tu, proclami non mi vado a fare perché so che dopo la legge nostra è questo terreno. Qui hanno toccato questo campo grandi giocatori, sono grandi allenatori, sentiamo che c'è entusiasmo intorno a noi, lo vogliamo coltivare e alimentare quotidianamente e sicuramente promettiamo grande lavoro, grande professionalità. L'ultima domanda, allora, nomi è sempre dovuto farli, però secondo lei quale può essere la sorpresa della sua vita? Preparati, vediamo un po'.